Una stagione fin qui ineccepibile potrebbe essere già arrivata al suo punto di svolta. Una sola vittoria li separa dalla gloria e da una promozione che a fine partita potrebbe essere saldamente nelle loro mani. Guai però a fare i conti senza l'oste. A nessuno piace interpretare il ruolo di agnello sacrificale ed entrare nella storia dalla parte sbagliata. Oggi gli avversari, sono sicuro, daranno battaglia e venderanno cara la pelle. Restate in nostra compagnia perché qui va in onda il grande calcio. Lewandowski! E c'è il gol! Ed è subito spettacolo! Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Primo strappo della partita e adesso il risultato. Lewandowski! Hanno commesso una leggerezza e corso un rischio inutile. Renan Lodi. Lewandowski può provare. Gol, non sbaglia. E due, sono partiti con il botto. Una conclusione assolutamente imparabile. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Questo è un colpo tremendo per gli avversari. Se vogliono reagire, dovranno sforzarsi di mantenere il sangue freddo, concentrarsi sulle giocate semplici e tornare a macinare il loro calcio. Son Krasin. Il Manchester United ha preso il controllo della partita da subito e conduce 2-0. Son Krasin. Siamo stati testimoni di un tremendo 1-2. Partita che ha quindi preso una direzione ben precisa. Cerca il tiro! La palla ha sfiorato il palo sulla destra! Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Passaggio splendido, una chance. Ecco Mbappé. Tenta la conclusione. E c'è ancora un gol! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Che gol favoloso! Controllo vellutato e conclusione perfetta. Si riparte dal 3-0, dominio piuttosto netto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Messi. Cristiano Ronaldo. Palla filtrante per Lewandowski. Lewandowski! Va in rete! Un 1-2 veramente da KO. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Tre gol. È una giornata memorabile per lui. Oggi gli riesce davvero tutto. Per lui tre gol, con conseguente sensazione di onnipotenza, Fabio. Lewandowski ha segnato. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Ne stanno approfittando tutti per migliorare le proprie statistiche, Fabio. Certo, se gli avversari non gli mettono i bastoni tra le ruote, non è colpa loro. Non gli bastava la tripletta, ha voluto anche il quarto. E loro è un dominio assoluto. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Il calcio è fatto così, è fatto di momenti e di partite all'interno della partita stessa.
È una squadra che ama palleggiare e mantenere il possesso palla. È vero, Fabio, sono molto attenti a far circolare il pallone con calma e precisione. Ci vuole molta concentrazione. A volte i tifosi si lamentano perché un calcio del genere rallenta troppo il ritmo o perché può sembrare rinunciatario. In realtà è un esercizio di squadra molto difficile. Serve la collaborazione di tutti e può davvero far dominare le partite. Renan Lodi. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Lewandowski, un palo clamoroso. Gran tiro e grande risposta del portiere. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Non c'è dubbio che cercheranno di sfruttare il gioco aereo. Lì, in area di rigore. Lewandowski, ottimo salvataggio. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Ecco Lewandowski. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Si fa strada centralmente. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Palla filtrante per Lewandowski. Lewandowski! Ce l'hanno fatta! Sembrano avere il totale controllo della gara. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano. Almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. 5 gol. Davvero non c'è bisogno di aggiungere altro. Va via in profondità. Che rischio si è preso con questo pallone? Si libera e va! Può liberare il tiro? Qui cercherà il tiro! È il loro secondo corner del match. Lewandowski! Palla che non trova lo specchio della porta. Altra chance, beffa l'estremo difensore. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Stanno facendo una partita straordinaria. Tutto sembra facile, tutto funziona. Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale. Vorrebbero sparire. I rapporti di forza sono chiari. Bella parata. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Libera al momento giusto. Messi deve solo tirare. Conclusione. Trovano la rete. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Fabio, verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa umiliazione. Hanno alzato il ritmo e siamo in un'ottima fase della partita. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. Foden. Mbappé. Colpire fuori, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Il Manchester United aveva creato un'occasione interessante poco fa, ma senza riuscire a capitalizzarla per l'incredulità dei tifosi. Questa prima metà di gioco ha dimostrato che la miglior difesa è l'attacco. Se giochi con questa efficienza nella metà campo avversaria, c'è poco da fare per gli altri. Non so per quanto siano in grado di mantenere un ritmo così alto, ma senza dubbio questo piano sta dando i suoi frutti. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Gioca una palla lunga.
palla filtrante per Lewandowski. C'è Messi, ci prova e il pallone finisce in rete. Ancora un gol, sono chiaramente superiori e infieriscono. Vogliono portare a casa un risultato da ricordare. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Può capitare anche ai migliori, devono riflettere e riprendersi. Palla filtrante per Lewandowski. Renan Lodi. Safi Salì. Potrebbe essere il suo momento. Riesce a buttarla via. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Eccellente momento per loro. Il gol all'inizio del secondo tempo può decidere il corso della partita. Devono mantenere l'inerzia e magari mettere il match al sicuro. Che giocata in dribbling! Stava per aprirsi un varco interessante, alla fine però ha prevalso la difesa. Era troppo solo, non poteva fare altro. Il Manchester United potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca la profondità. Neymar. João Marcelo. Non impensierisce la difesa. Messi! E il palo salta il portiere! È attento e allontana senza problemi. Questo errore potrebbe essergli fatale. Che pallone gli ha dato! La mette in avanti. Neymar. Safi Salì. Opportunità di ripartire. Lewandowski. Lewandowski! Il pallone è uscito sulla sinistra. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Il muro della difesa tiene alla grande. Trova il compagno e lo colpisce il pallone. Infilza il portiere. Decimo gol per lui, un piccolo traguardo che vale pur sempre la pena di festeggiare. Stanno facendo una partita straordinaria. Tutto sembra facile, tutto funziona. Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale. Vorrebbero sparire. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Neymar. Arriva Mertens. Ecco Mbappé. Ottima occasione per tirare. Chance per tirare. Palla in fondo alla rete. Sta iniziando a diventare doloroso da vedere.
La squadra in svantaggio sembra impotente e la difesa non sa che pesci prendere. Fabio, verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa umiliazione. In questo momento sono implacabili. L'allenatore continua a incoraggiarli perché sa che bisogna sfruttare al meglio l'inerzia a proprio favore. Mertens! La sfera entra in porta! E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis e del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. Ne stanno approfittando tutti per migliorare le proprie statistiche, Fabio. Certo, se gli avversari non gli mettono i bastoni tra le ruote, non è colpa loro. La partita ci prova! L'ha colpita davvero bene. E passa! Rubare palloni così non è mai un caso. Si libera della palla ed evita complicazioni. Mertens! Mertens! Rete pazzesca, splendida, da rivedere mille volte! Ci ha fatto un regalo con questo gol! Che talento! Segna lui! Segna sempre lui! Terza rete per lasciare un segno indelebile sulla partita. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano. Almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. Una tripletta voluta, cercata, ottenuta. Mertens! La mette in rete! Continuano a punirli senza pietà, c'è da chiedersi quando toglieranno il piede dall'acceleratore. Fabio, verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa umiliazione. Quarto gol. E sembrano... Mertens! Il pallone dentro! Sappiamo tutti che per un professionista il gol è sempre una soddisfazione. Ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare un po' per non umiliare troppo gli avversari. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si tratta... Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. È il momento di alzare i calici al cielo e festeggiare la promozione. E con una grande vittoria, tra l'altro. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca? Sono stati fantastici, Fabio, e hanno disputato una grande partita.